Quanto tempo fa non so, un pianeta uguale al nostro, solo che era come un grande zoo. Lì non c'erano persone ma soltanto animali. Il problema è che il pianeta lo comandavano i maiali. E c'era cibo in abbondanza ma lo stesso c'era la fame. C'era la fame perché i maiali assoldarono qualche cane. Li mandarono in giro a chiedere tasse sul cibo. Il presidente vuole il 70% di quello che c'hai nel frigo. A lui piace il barbecue e si ingrassa un po' di più. A lui piace il barbecue, 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 barbecue. Così il pianeta si divise in due regioni: i maiali con le pecore, gli agnelli con le leoni. Il porcile era pulito, il letame era nascosto. I maiali sporcavano, le pecore pulivano il loro posto. E il capo mise in prova una politica nuova: dai mangime alle galline, in cambio chiedigli le uova. E rideva, singozzava alla tele sul giornale. Così che pure un gattino vuole diventare maiale e mangiare, fino a perdere il pelo e scoppiare, finanziare i leoni, purché continuino a sbranare, mangiare, mangiare altri animali quasi estinti, farsi un ricco barbecue e buttare via gli avanzi. A lui piace il barbecue e si ingrassa un po' di più. A lui piace il barbecue, barbecue, barbecue. Tutti i maiali a fare, gli altri animali senza. Ma un giorno mentre imboccava una maialina al silicone, un maiale scivolò e finì sopra il carbone. Si diffuse nell'aria l'odore di maialina alla griglia. Cani e leoni annusavano la nuova meraviglia. D'un tratto smisero di scannarsi l'un con l'altro, andando verso quel profumo che ora gli piaceva tanto. Andava verso il barbecue e si affamava un po' di più. Il barbecue, barbecue, barbecue. Così arrivarono al subito pecore, leoni, gomito a gomito alle porte.